Dal salone centrale, nucleo del progetto architettonico Juvarriano, si diramano anche gli appartamenti del re e della regina. Gli appartamenti del re e della regina sono disposti lungo i due bracci della croce di Sant'Andrea che si incrociano proprio in questo salone centrale. Ogni appartamento è composto da un'anticamera e da una camera da letto servite poi da una serie di salottini e piccole camere. Così come accade per il salone centrale, anche gli appartamenti reali sono decorati con scene ispirate a Diana, la dea della caccia, vestale della castità e della fedeltà. La volta dell'anticamera dell'appartamento della regina, ad esempio, è dipinta ad affresco con un capolavoro del veneto Giovanni Battista Crosato, raffigurante il sacrificio di Ifigenia del 1733. L'affresco racconta la storia di Agamennone che offese Diana ritenendosi un grande cacciatore più bravo della dea stessa. Diana per vendetta scatenò tutta la sua ira, ostacolando il suo viaggio verso Troia. Solo il sacrificio della figlia più bella di Agamennone avrebbe placato l'ira della dea. Sul lato est del salone si aprono invece l'anticamera e la camera da letto del re, le cui ampie volte sono affrescate dal piemontese Michele Antonio Milocco, con altri episodi di grande effetto scenografico ispirati a Diana. Gli appartamenti della regina e del re, tra il 1780 e il 1790, vennero arredati dal noto scultore ed ebanista astigiano Giuseppe Maria Bonzanigo, con specchiere di legno dorato policromo, console classicheggianti laccate e dorate, divani, paraventi e preziose cornici dorate ad inquadrare le tappezzerie di seta.